Molti di voi lo ricorderanno immortalato in un enorme bicchierone di Nutella nella scena di un film nella quale il protagonista si alza nel cuore della notte in preda ad ossessioni e paranoie amorose per cercare consolazione e conforto nel cioccolato, argomento delizia di questa nuova puntata del Gusto della Salute, tra poco dopo la sigla. La storia del cioccolato comincia quando Cristoforo Colombo arriva in America nel 1492, quando i primi esploratori europei scoprono il cacao. Le fave di cacao erano molto considerate, quindi molto diffuse tra i nativi americani nelle cosiddette civiltà precolombiane. Maya, Aztechi avevano in forte considerazione questo bene prezioso, utilizzato addirittura come moneta di scambio, considerata da alcuni più importante e più preziosa del loro stesso. E fin da quando i conquistadores cominciarono a riportare nella madre patria il cacao, questo si diffuse con estrema velocità nelle corti europee, prima in Spagna, poi in Francia, poi successivamente in Inghilterra. E arrivò anche in Italia. E qui avviene un fatto con una data precisa, un momento storico in cui il cacao diventa un cioccolatino con una forma, con un'identità, con un suo protagonismo. Parliamo di Paul Caffarel che a Torino nel 1865 dà vita al Gianduiotto, uno dei cioccolatini più buoni e famosi al mondo, uno dei più amati dai bambini. Il cioccolato è una delizia per il palato di tutti gli italiani, ma non solo. Esistono tantissime varietà che cambiano a seconda della quantità di zucchero, a seconda della qualità e della tostatura delle fave di cacao di cui appunto il cioccolato è composto. Quante varietà esistono? Esiste il cioccolato fondente, che è quello composto essenzialmente da polvere di cacao e pochissimo zucchero, infatti viene definito anche cioccolato amaro o cioccolato nero. Poi esiste il cioccolato al latte, che è composto da polvere di cacao più zucchero e l'aggiunta poi di latte. Questo naturalmente tende ad essere più ad alto indice glicemico. Quindi qual è il migliore? In realtà il cioccolato è un alimento dolce, quindi è un alimento che se introdotto nella dieta deve essere assunto con moderazione e sicuramente con bassa frequenza nell'arco della settimana. Perché se andiamo ad analizzare i valori nutrizionali, notiamo subito che qualsiasi tipo di cioccolato si equivale in quantità di carboidrati e di grassi. E anche dal punto di vista calorico abbiamo quasi le stesse chilocalorie. Quindi perché si suggerisce sempre di introdurre il cioccolato fondente? Il cioccolato fondente ha una importante quantità di sali minerali e anche di vitamine, infatti è molto ricco di magnesio, è molto ricco di fosforo, più del pesce, quasi il doppio. Contiene anche rame, zinco, tanto ferro, ma soprattutto tanti importantissimi antiossidanti, tra cui flavonoidi, polifenoli, come ad esempio l'epicatechina, che è una delle sostanze presenti anche nel tè. Sono davvero tanti gli estimatori e i cultori del cioccolato, che rimane il più sublime peccato di gola per oltre il 50% degli italiani che mediamente ogni anno ne consumano a testa circa 4 kg. E allora, considerando la grande popolarità appunto del cioccolato, proviamo a sintetizzarne i tratti salienti in 10 punti chiave che ora andiamo a declinare. Un quadratino di cioccolato fondente al giorno contribuisce a mantenere in buona salute la parete delle arterie, ad abbassare la pressione sanguigna, a ridurre conseguentemente il rischio di accidenti vascolari, cerebrali e cardiaci. Tutto questo in ragione dell'abbondante contenuto nel cioccolato di polifenoli e di flavonoidi, quindi sostanze antiossidanti capaci di contrastare l'azione critica dei pericolosi radicali liberi.
Il cacao amaro, in forza del suo ricco contenuto in grassi, proteine e fibre, certamente tiene basso l'indice glicemico di uno snack. Il cioccolato amaro puro, quindi non addizionato a zuccheri, contiene tra gli altri acido oleico, lo stesso acido grasso monoinsaturo contenuto nell'olio extravergine d'oliva e capace di abbassare i livelli ematici di colesterolo totale e colesterolo LDL, quello cattivo, innalzando invece i livelli ematici del colesterolo HDL, quello buono. La presenza nel cioccolato di buone concentrazioni di aminoacidi aromatici ad azione antidepressiva, ricordo tra tutti il trittofano, incrementa i livelli circolanti di neurotrasmettitori, ricordo tra tutti la serotonina, che genera buon umore, riduce ansia e aggressività, aumenta i livelli di attenzione, attenua il senso di stanchezza. Per contrastare gli stati anemici ferrocarenziali, il cioccolato potrebbe essere un buon rimedio, soprattutto se si sceglie quello a bassa concentrazione di tannini, come ad esempio il cioccolato che deriva dalle fave di cacao dell'Ecuador o del Venezuela, dal sapore gradevole e dolcigno. In ragione dell'abbondante contenuto in fosforo, che nel cioccolato è presente in quantità pari a circa il doppio di quelle contenute nel pesce, grazie alla teobromina, un alcaloide che appartiene alla stessa famiglia della caffeina e della teofillina, il cioccolato ci aiuta a restare svegli e concentrati e aumenta la nostra tolleranza verso la fatica. La teobromina, inibendo le terminazioni del nervo vago che stimolato induce la tosse, sembrerebbe essere un buon rimedio antitosse, perfino migliore della più canonica codeina. Il cioccolato, grazie alla feniletilamina, stimola la sintesi di endorfine, che sono quelle sostanze a loro volta responsabili di quelle sensazioni di benessere, di euforia, che solitamente si associano alle fasi preliminari dell'innamoramento, quello delle farfalle dello stomaco, per intenderci. Tra l'altro, il cioccolato è l'unico alimento presente in natura che contiene al suo interno l'anandamide, la cosiddetta molecola della beatitudine, un endocannabinoide naturale di recente individuazione, presente anche nei nostri neuroni, che a sua volta è in grado di attivare i meccanismi dell'eccitazione, del piacere, del desiderio sessuale. Il cioccolato, oltre che agli uomini, piace anche ai batteri che sono ospitati nell'intestino degli uomini, nel senso che molte specie batteriche, non so, le Escherichia coli, alcuni bifidobatteri, alcuni lattobacilli, i Bacteroides, sono in grado di trasformare i polifenoli contenuti nel cioccolato in piccole molecole bioattive che, oltre a passare più facilmente nel sangue, dove eserciteranno un'azione antiossidante a valore sistemico, sono anche in grado di influenzare positivamente le complessive attività del microbiota. Come sempre, tuttavia, si impone una misura. Verosimilmente il contenuto di tiramina, fenilalanina, istamina nel cacao può generare mal di testa nelle persone che consumano grandi quantità di cioccolato. Cioccolato che, tra l'altro, non è un grande amico dei soggetti allergici in ragione delle sue capacità istaminoliberatrici, non è soprattutto amico dei soggetti allergici al nickel, considerando le grandi quantità di metallo in esso contenute.